Rieccoci, carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio. Che saluta buongiorno a tutti. Buongiorno, a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata, studioso di medicina naturale, nutrizionista esperto. Ovviamente il dottor Torchio e lei con la dovuta distanza di sicurezza, le mascherine sempre con noi per la prevenzione contro il covid. Dottor Torchio, con lei oggi vorrei parlare dei semi sono una fonte incredibile di salute da introdurre nell'alimentazione quindi insomma quali sono le. perché fanno bene, che cosa hanno all'interno, farò una bella carinellata di tutti i semi e poi anche della frutta secca. Certo, io direi se parliamo quindi la frutta sì. secca in guscio, sì. eh, perché poi c'è quella, diciamo, dolce che diciamo, ha meno proprietà terapeutiche e parliamo per oggi dei semi perché okay. è già una cosa molto lunga. Allora i semi in natura contengono eh, la pianta, il frutto, cioè il seme A, ah, il DNA tutta. che contiene tutto. È certo. eh, anche come cioè un concentrato, come se fosse un uovo che ha in sé tutta la vita che deve sviluppare. Quindi eh, proteine, aminoacidi, grassi buoni, eh, quindi gli omega 3, fosfolipidi e un sacco di minerali. Eh, il, il tasso proteico è molto elevato, quindi tutti i vegetariani vegani come me, che da, sono vegetariano da oltre 30 anni e sono stato anche vegano. E, eh, quotidianamente tutte le persone che fanno questo tipo di alimentazione, che è un'alimentazione salutare, devono comunque integrare con i semi, 30 addirittura 50 grammi al giorno di semi che io lavo poi nel colino per togliere l'anidride solforosa che viene utilizzata come antitarme e come conservante. Allora per farti una carrellata sì. un po' rapida parliamo del sesamo. Il sesamo è ricchissimo di calcio, quindi utilissimo per l'osteoporosi, per chi non per esempio per chi ha l'intolleranza in al lattosio e non, non assume formaggi per niente. Il calcio, fosforo magnesio, ferro, eh, conte, hanno un'azione anche anticancro, contengono i, i conosciutissimi lignani, che sono sostanze che eh, migliorano la resistenza al cancro e poi ehm, diminuiscono la pressione i semi di sesamo. Eh, contengono tanti omega 3 si può anche utilizzare la famosa crema tain, che è proprio una crema di sesamo che si utilizza in piccole quantità al posto appunto del burro il girasole il girasole è ricchissimo di vitamine una... Tra premetto i semi vanno masticati bene eh, perché mm -hmm. se no rischiamo di girasole acido folico omega 3 vitamine del gruppo b b12 azioni anche antinfiammatorie il e soprattutto calmanti il sistema nervoso, quindi i semi di girasoli sono anche fantastici. I semi di lino aiutano anche molto l'intestino, possono essere tritati. Diminuiscono la pressione, oltre ad essere ricchissimi di omega 3 nobili, che possiamo evitare quindi di prendere quelli del pesce. Eh, poi abbiamo i semi di zucca, ricchi di vitamina E, ideali per la prostata. Poi abbiamo i semi di chia, che vanno tenuti in ammollo, ricchissimi di omega 3, ricchissimi di, ehm, di proteine. Eh, ed erano il segreto della longevità dei maya: diminuiscono il colesterolo e il rischio di infarto. E per finire che il tempo è in scadenza, ricordiamoci il caffè verde, stimolante antidepressivo, Metap aumenta, il meta aumenta il metabolismo anche nelle persone che sono in sovrappeso, è anche drenante tonico e i semi di papavero. I semi di papavero hanno un'azione prevalentemente calmante, contengono un po' degli opioidi naturali e i famosi lignani come i semi di sesamo che hanno un'azione preventiva nei confronti dei, eh, dei tumori. Tumori della mammella, tumori della prostata come i semi di zucca e migliorano la risposta del sistema immunitario. Per esperienza personale aggiungerei che i semi sono anche molto buoni. Sono molto buoni, 30 grammi al giorno, anche 50 mescolati con la frutta secca in guscio, eh, un mix di queste cose qui è sicuramente una cosa molto salutare. Attenzione alle calorie, ma togliamo delle calorie negative e mettiamo queste che sono invece salutari. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi meravigliosi consigli a casa, vi ricordo che se voleste rivedere una delle nostre oltre 320 puntate basta andare su YouTube, digitare i consigli del dottor Tokyo più il nome, il titolo preciso dell'argomento o della patologia al quale siete interessati, quindi in questo caso semi. Vi ringraziamo e vi auguriamo un buon proseguimento di visione.